No, è stato un risveglio molto brusco, no? Avere questa notizia, insomma, ha sconvolto un pochino tutti quanti, anche perché siamo già al secondo episodio in realtà in quest'anno che ci ha colpito nel nostro territorio con una tipologia di furti del genere, il che un attimo ci ha messo sul chi va là. In realtà è sempre stata una zona tranquilla, la nostra è sempre una zona, voglio dire, dove non si sono mai viste presentati cose del genere, tipologie di furti del genere, quindi un attimo ha sconvolto un attimo la mattinata di ieri, appunto il risveglio è stato un pochino brusco. E chiaramente abbiamo preso tutti quanti già delle contromisure già da tempo, in realtà come Unione Montana abbiamo lavorato per far sì che si possano installare delle telecamere intelligenti, e la polizia locale che tutte le sere comunque si aggira tutto quanto il paese, chiaramente è il lavoro quotidiano di tutte le forze dell'ordine, però a volte purtroppo ci sono questi casi isolati che sconvolgono un pochino il quotidiano di Fermignano. Ecco, citava proprio la sicurezza passiva, di recente insomma avete attivato un processo di questo tipo, questo certamente migliorerà la situazione. Sì, esatto, non è poi un processo che coinvolge soltanto il nostro paese, ma in realtà è un processo che coinvolge l'intera Unione Montana, perché verranno installate 10 telecamere che partono da Borgo Pace fino ad arrivare a Canavaccio, quindi coinvolgerà un territorio molto ampio e chiunque entrerà nel nostro territorio verrà tracciato, rimarrà una traccia, quindi anche le forze di polizia in questo momento potranno avere un appiglio in più e potranno avere soprattutto delle carte da giocarsi in più per eventualmente chi è che vuole delinquere. Chiaramente è un territorio che non è abituato a questa purtroppo efferatezza e soprattutto non è abituato ad avere un furto del genere. Siamo rimasti sconvolti a febbraio quando c'era stato il furto che era ancora più efferato nella famiglia Rossi, chiaramente anche questo della famiglia Clery non è da sottovalutare. Cercheremo di fare ancora più squadra insieme alle forze dell'ordine. Cercheremo di lavorare ancora più in sinergia e mi auguro che possano essere presi chi è che ha maltrattato in questa maniera le nostre famiglie, possa essere presi al più presto.